Abbiamo riaffrontato il problema dei 10 anni di produzione delle nostre cave, da cui erano emerse diverse criticità in ordine a varie problematiche, tipo la mancata produzione per diversi anni, una produzione sproporzionata tra blocchi e scaglie, una mancata esportazione dei materiali di risulta, quindi scaglie, polveri, eccetera. Abbiamo cominciato a fare quindi questa analisi cava per cava. Abbiamo soprattutto avuto le controdeduzioni dell'ufficio marmo nella persona del dottor Criscuolo e sono emerse delle cose eclatanti. Alcune cave non hanno, diciamo, ottemperato a quello che sono i dettami del PRAER, cioè del piano regionale dell'estrazione, però diciamo che in qualche modo, almeno per le poche cave che abbiamo potuto esaminare, qualche giustificazione tutto sommato l'ufficio l'ha trovata, ma per altre cave sono emersi dei dati un po' strani. Ad esempio c'è la cava Boccanaglia che è impelagata nel problema del transito della viabilità del Sagro, per cui non può portare via le scaglie. Sinceramente, noi siamo per l'opzione, è una cava da chiudere perché, appunto, essendo tra l'altro una cava nel parco, è opportuno evitare di andare a intaccare una situazione già di per sé precaria, per cui vengono portati via solo i blocchi e non le scaglie. Stessa cosa succede per esempio per la cava Lorano 2, per cui ci sono grossissime difficoltà a portare via le scaglie e nel momento in cui in una cava ci sono questi problemi, forse è da cominciare a pensare che sia il caso di chiuderla e aprirne magari eventualmente in una posizione più agevole. Ma la cosa che più è preoccupante per quanto emerso stamani è il fatto che alcune cave, non una, alcune cave nel ristretto campione che abbiamo affrontato stamani, per alcune cave è stato fatto questo, sono state lasciate ferme per anni, sottolineo per anni, e successivamente sono state autorizzate all'escavazione, in qualche caso con gli stessi soggetti, in altri casi a soggetti diversi, quando il regolamento comunale degli agrimarmiferi prevede che le cave che non siano in attività debbano essere caducate. Quindi significa che l'ufficio marmo in questi anni ha letteralmente scavalcato il consiglio comunale, ha infranto una regola, quindi il regolamento, quindi una legge del Consiglio Comunale che ha liberamente votato nel 94 con modifiche successive, poi nel 99 fino al 2005, e l'ufficio marmo se n'è letteralmente strafregato. E questo è successo durante la reggenza di sappiamo chi.